una partita bellissima, finalmente una partita bellissima in questo campionato, anche se Rende arrivava dalla vittoria contro la Mezza, che non è stata una partita come le altre. Un commento a questa sfida innanzitutto, e complimenti per la grande intensità e voglia di vincerla. Ma grazie, era prima della partita abbiamo parlato proprio di questo fatto, che era un test molto importante per la squadra, in quanto affrontavamo fuori casa la Viola, che comunque, senza stare a dire la più forte di giro, no, è un organico di spessore, con tanti giocatori veramente interessanti, sia i giovani sia quelli un po' più esperti, e quindi dovevamo alzare l'asticella delle nostre performance. Siamo noi anche una squadra in costruzione, non era facile. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, di cercare di restare sempre attaccato alla partita. Ci siamo riusciti alla fine, un po' per merito, un po' per fortuna, gli episodi come nel calcio, insomma, ci hanno fatto avere la meglio. Non è facile ripartire senza atleti del calibro dei senior che rendeva l'anno scorso, Mirando, Michele Suraci, Giannotta, Russo, eccetera eccetera, però devo dire, rotazione fin dal secondo quarto, facendo giocare quasi tutti gli atleti, se non tutti, del roster, inclusi i giovanissimi, avete le idee chiare? Ma sì, abbastanza chiare. Quest'anno, come dicevi tu, si è cambiato un po' il registro. Siamo passati da una squadra un po' più esperta come l'anno scorso, prendendo 4 giocatori importanti da fuori. Siamo passati a un profilo molto più giovane, la società, un po' per scelta, un po' per i problemi che ha il movimento, come sappiamo tutti, insomma, era una scelta obbligata a puntare più sui giovani. Siamo consapevoli e contenti di aver fatto questo passo, e nel mio piccolo cerco di tenere, come dire, di dare un'opportunità a tutti, di cercare di coinvolgerli al di là, quindi dare spazio a tutti. Da poco si è aggiunto anche Ragusa, c'erano altri 2 under della nostra società fuori per infortunio, quindi cercare di tenere d'occhio la partita, il campionato, ma senza chiudersi nelle rotazioni, diciamo, pensando soltanto all'esito della partita. E speriamo di poter continuare su questa strada. Adesso il tiro di Cerzosimo in mezzo all'area è qualcosa di straordinario, e Dionic ha fatto un lavoro clamoroso con tantissimi rimbalzi offensivi, così come tutto il gruppo, però permettimi un qualcosa in più per il tuo playmaker. Lo hai voluto fortemente, lo volevi anche quando eri in Spagna. Niccolò Guzzo è realmente qualcosa che non si trova da queste parti. Ma sì, mi fa molto piacere per lui, sì. L'ho cercato, si sa che, insomma, è tampinato e ben voluto da coach Arigliano, ma tu stesso, insomma, vedendo la partita, vedi, insomma, le qualità e il potenziale che ha questo ragazzo, calcolando che viene da 3 anni di inattività, anche se lui è un malato tra virgolette del basket, che va sui campetti anche a Valencia a tirare, insomma, comunque la gestione della partita, visto che anche gioca tanti minuti da playmaker, non era semplice per lui. Oggi, tra l'altro, viene da un infortunio durante la preparazione che non gli ha permesso di poter fare al meglio la preparazione, a lui più degli altri serviva. E sì, calcolando che lui è il nostro giocatore più esperto, è solo del 93, mi fa piacere che hai notato il lavoro di Cerzosimo. Grazie alla collaborazione del CAB, del CUS, siamo riusciti ad averlo in doppio tesseramento, ma anche gli altri, Mazzuca, Cinetto, Tenuta, anche Luca, Coluccio, insomma, adesso dimentico gli altri. Ripeto, è un progetto giovanile, e i ragazzi stanno rispondendo. Sì, Alessandro lo devo, come dire, incitare a prendersi qualche tiro in più, cerca sempre di continuare a fare il gioco, però va bene. Domanda secca, Rende è la squadra da battere, sì o no? No, è la squadra da battere, non lo so,
il girone d'andata dici che siamo noi i primi in classifica, ma vedo anche già dagli altri risultati che già dal girone di ritorno le cose cambieranno, i gruppi giovanili, vedi Catanzaro, vedi la Vis, di mese in mese cresceranno più dei giocatori che sono un po' più grandi. Non lo so, noi vogliamo stare là, continuare questo percorso per far crescere i nostri ragazzi e speriamo di poter fare quante più partite competitive in questo mini campionato. How did you want it to?